Well, hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantoni in questo nuovo video di Inazuma Eleven 2. Sarà il penultimo video. In questo video andremo ad affrontare la Prominence, poi nel prossimo andrò a sbloccare tutte le porte che sono rimaste chiuse e vi spiegherò anche come ho fatto a prendere le chiavi che sono scaricabili solo tramite internet. I server del DS purtroppo sono chiusi, ma poi nel video, che uscirà domenica prossima, vi spiegherò come ho fatto. Per oggi andiamo a sfidare la Prominence. Cosa bisogna fare per sfidare la Prominence? Ovviamente aver finito il gioco due volte, o meglio, combattere contro la squadra finale due volte. Poi bisogna andare in centro. Una volta arrivati in centro bisogna andare dove ci sono i magazzini, perché ci sarà una cosa molto importante lì. Bene, una volta arrivati ai magazzini ci sarà una persona importante con cui parlare. Senza di questa non si può fare nulla, come ho detto comparirà dopo la seconda volta che battiamo la Dark Emperors. È un po' di notti che faccio lo stesso brutto sogno. Sto camminando su questa stradina circondata da un'infinità di alberi. Poi c'è un incendio che rade tutto al suolo. L'incendio divampa e tutto il mondo prende fuoco. Mi viene la pelle d'oca. Un posto con un'infinità di alberi. Chissà cosa significa. Forse dovremmo andare lì a scoprirlo. L'unico posto con tanti alberi, ovviamente, è la foresta del Monte Fuji. Andiamo e entriamo, vediamo cosa succede. Cosa bisogna fare per sfidare la Prominence. Guarda un po' chi c'è qua. Ah, c'è Torch. Non a caso. Vi stavo aspettando, Raymond Eleven. Tu sei Torch dell'Alius Academy. Che cosa ci fai qui? L'Alius Academy è stata distrutta. Sì, lo so. Avete fatto proprio un bel lavoro. Grazie a voi adesso non abbiamo più un posto a cui tornare. Ma ormai questo non ha più importanza. Raymond Eleven, vi sfido una partita contro la mia squadra, la Prominence. Che cosa? Ci siamo allenati senza sosta da quando Zin e la sua squadra hanno ottenuto il titolo di Genesis. Ora siamo più forti di loro. Vi annienteremo. E questa volta non vi rialzerete più. Dimostreremo di essere degni del titolo di Genesis. Sei pazzo? Quando siete pronti, venite a cercarci nella foresta. Saremo lì ad aspettarvi. Non avete scampo. Ok. Io sono abbastanza pronto. Però ragazzi, siccome la foresta è molto infingarda, mi sono preparato una piccola mappa per aiutarmi appunto a superarla al primo tentativo, perché dopo ve la metto anche in grafica, vi faccio vedere, è tremenda, è davvero davvero infingarda. Praticamente ci sono tantissime uscite che ti riportano all'inizio della foresta. Quindi me la metto qui a fianco e vado dentro. Ora, potrei anche provare a prendere tutti quanti gli oggetti, ma vi annoierei. Quindi la facciamo tutta quanta in una volta. Allora, bisogna andare qui, poi salire. E attenzione, se si va a destra, si torna indietro all'inizio della foresta. Quindi andiamo avanti. Proseguiamo dritti, sempre in alto. A questo punto l'unica strada è andare per di qua. E adesso bisogna andare fino in fondo, perché se saliamo o se scendiamo c'è la via che ci riporta all'entrata della foresta e noi questo non lo vogliamo. Ok, andiamo e... Sì, è giusto. A questo punto arriviamo alla fine. A questo punto arrivati qui saliamo e ci troviamo questa strada da destra. A sinistra ci porta in un'uscita senza sbocco e questa seconda uscita ci porta all'inizio della foresta. Quindi noi andiamo di qua, scendiamo, abbiamo subito la prima a destra che ci porta in un'uscita senza sbocchi, però ci sono oggetti nelle uscite senza sbocchi. Quindi se volete aiutarvi con la mappa, anche voi se non l'avete mai fatto in questo percorso, insomma, sapete come fare.
A questo punto bisogna scendere e andare tutta a destra, perché se scendiamo torniamo all'inizio della foresta. I punti segnati con la B stanno a indicare back, ovvero che torni all'inizio della foresta. E questo è chiaro. Ora bisogna andare tutta in alto. Perfetto. E prendere la prima a sinistra. Se no, torniamo indietro. Perfetto, adesso tutta quanta in alto, tutte quante le uscite portano fuori, tutte le altre vie portano fuori, quindi mi raccomando massima attenzione. Ora, come potete vedere sempre dalla mappa, in alto andiamo e subito eccoci qua. Siamo arrivati. Finalmente, non vedevo l'ora. La prima volta per trovarlo, per trovarlo la prima volta, ragazzi. Ce ne avete messo di tempo! Iniziavo a pensare che vi fosse successo qualcosa di brutto nella foresta. Chi altri potrebbe estinguere la fiamma che mi brucia dentro se non voi? Va bene. Se ci tieni tanto. Questo ti riporta all'inizio della foresta, quindi non ci tengo proprio a parlarci. Dove sono gli oggetti? Eccolo qua, uno. Punti 1800, insomma, non male. L'altro, altri 0. Wow. Come gentile umano lei. 25.000, non 2005, 25.000. Ma aspetta, fammi salvare per sicurezza. Capace mi riporta senza che possa scegliere sì o no. No, non voglio andarmene via. Perfetto, dovrei avere tutti i carichi tranne Mark. Allora lo ricarichiamo subito. Il livello della squadra non è particolarmente alto, ma li ho allenati molto in attacco con l'allenamento speciale. Quindi, insomma, dovrei riuscire a fare gol abbastanza facilmente. Certo, la grinta e il fisico contano molto, però. Insomma, penso di potercela fare, dai. Ok, fammi chiudere qua. La squadra, come vedete, insomma, è abbastanza decente. Ho messo anche a Frodi perché a Frodi, dai, dovrebbero essere tutti. Sì, 50 è quello più forte che c'hanno. Torch e Grant. Claude Beacons. Claudio Bacon. Pancetta. E la mia tattica sarebbe di passare a Jude, ma passiamo dietro a Greenway. Oh, è meglio, a Janus. Qui si chiama ancora Janus. A Frodi, passiamo subito da Frodi? Se riusciamo... Sì, ok, perfetto. Ha un attacco molto potente, Grant. Una parata molto potente. Ma il colpo supremo evoluzione 1 farà gol! O almeno ci spero, il suo attacco è molto alto. L'ho potenziato di molto l'attacco di... Neanche ci prova. Neanche ci prova. Che ha incenerimento, mi sembra, il portiere. Tipo Genos di One Punch Man. Incenerimento. Poi come lo dice Flavio Aquilone, non lo dice nessuno. Dai, allora allora, con un gol, ok, ho il vantaggio, sto tranquillo. Bisogna vedere però se riesco a parare dopo i tiri che fanno loro. Dovrei avere pugno di giustizia a livello 2, se non sbaglio. Forse no, forse mi sbaglio. Allora, con Axel avanzare non è la cosa peggiore, ma neanche la migliore da fare. Perché se riesco a passargliela, allora stiamo tranquilli. Vorrei fare tormenta di fuoco, ma ho la galassia con evoluzione 2, quindi vado proprio tranquillo con questa. La faccio fare a Mark e a Jude come compagni di supporto. E la galassia è una tecnica che costa un sacco di punti passione, costa, però ti ripaga perché è forte. Muro di fiamme, muro di fiamme. Wow, ha parato la galassia. Vabbè, se avessi usato tormenta di fuoco avrei segnato sicuramente. Ragazzi, muro di fiamme è forte. Burnout, forse in giapponese. Burnout.
Vedete però con alcuni giocatori neanche ci provo a parare. Tipo ho tirato con Afron, con Afrodite. Volevo dire Baron Love, poi volevo dire Afrodite, mi si è mischiato il nome Afron. E praticamente con Afrodi non mi ha tirato, cioè non mi ha parato. Accidenti, vai, grande. No, fuori gioco no. Fuori gioco no, dai, perché? Cattivone. Cattivo, non gioco più con te. Maledetto. Dai. Uffa. Ok, vediamo un po'. No. Dai però, oh. Oh, e dai. Bomber, sì. Questo non è male come giocatore, Velo di fuoco. Oh, bella questa. Mi piace un sacco questa tecnica. Bellissima, la usavo sempre con lui. Sì, perché usavo anche torce quando giocavo proprio di continuo in Azum Eleven. Praticamente sì, era quel periodo che era appena uscito. E quindi ci giocavo di continuo. Forza, la partita è tutta da giocare, non abbassiamo la guardia. Stanno in furore, quindi sono ovviamente leggermente più forti. Ma ragazzi, il vostro furore sta per finire, durerà ancora poco. E quindi niente, vi attaccate al tram. Oh, meno male che è entrato Sean sulla palla, però niente da fare. Vabbè, un altro minuto? No, è finita oramai, il burning è finito. Mi dispiace ragazzi per voi. Non lo attivo perché sarebbe inutile attivarlo in questo momento. Ok, no, Sean sulla... No, Jack doveva andarci. Perché lui ha velo di fuoco, Accidenti. Danza del fuoco falli... No, pugno di giustizia, sì, livello 2 ce l'ho. Palla di fuoco è forte, accidenti. Riuscirò a pararla? Mark non l'ho potenziato in difesa. Mi sono completamente dimenticato di potenziarlo in difesa almeno un pochino. Oh, che fortuna. Che fortuna. No, ragazzi, no, No, dai, su. Fate i bravi. Perfetto. Facciamo un rinvio lungo? Un rinvio lungo, Mark? Qua almeno, dai. Anche perché di più mi sa che non ci va. Ok, Axel, ok. Andiamo con Axel. Avanziamo con Axel, non c'è problema. Dribbling rovente. Evoluzione 2 e ora, prima di fare il tiro, attivo il burning. Così almeno facciamo sicuri. Ok, perfetto. Stava dentro proprio al millimetro la presa. Ok, andiamo in burning e colpo supremo. Dovrei fare gol al 100% ora. Con tutto l'attacco che c'ha Afrodi, porca... Ah, però con lui è fuochi, sono foresta. E grande. Il furore aiuta. Continuiamo così. Però c'è da dire che colpo supremo. Nonostante abbia meno punti di la galassia, è forte. Ah, però stiamo da soli. Ok. Prima che arriva, bene. Ottimo. Meteora dirompente. Sì, l'ho portato al massimo meteora dirompente perché era proprio il caso, era. Muro di fiamme. Dovrebbe essere la stessa. Accidenti, però la parata. Eppure, in teoria, meteora dirompente ha 28 punti, quindi dovrebbe essere una mossa da 56 di potenza, perché gli alieni ce l'hanno dimezzate le tecniche. Lo so, è brutto, ma ce l'hanno, è così. E ok. No, non fino al 28esimo, fino al 27esimo arriviamo col burning. Sono fatto male i conti. Eh sì. Ah, ma a parte che se la passavo a Zinn era fuori gioco, ma va bene. Dai, tanto ormai è finita con 2-0, anche fanno un gol. È finita. E sono super contento di aver vinto. Sono molto forti quelli della Prominence. È finita anche piuttosto in fretta. Che vittoria! Cosa ho perso? Sì, Tatina. Possesso di palla 25% noi. Eric ha imparato Volo della Fenice.
Ma io già gliel'avevo imparato a bordo della Fenice, ce n'ha due. Accidenti, non posso permetterlo, non posso. Torch, arrenditi una buona volta. La Lius Academy è stata distrutta. Il titolo di Genesis non ha più ragione di esistere. Zitto, non fiatare. Pensate di aver vinto, vermiciattoli? Non è ancora finita. La pagherete cara, lo giuro. E dove stai andando? Ci rivedremo presto. Vi conviene stare allerta. Li affronteremo di nuovo. Per cui dobbiamo tenerci in forma con gli allenamenti. Adesso andiamocene via di qui. Ah, torniamo proprio così tranquilli. Quel tizio era terrificante. Brr. Bene, Cuggio, allora io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo appunto vi farò vedere, o meglio, vi dirò come ho preso le chiavi e vi farò vedere dove portano e quali porte aprono. Io come sempre, Cuggio, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.